Intanto per questa partita credo che sia da prendere per buono il risultato, partire con una vittoria dà morale, quindi dà più forza e più coraggio per andare avanti. È chiaro che la partita ha detto anche che c'è da lavorare e da migliorare, anche se secondo me è stata molto condizionata dal fattore vento con i continui cambi di traiettoria da parte del pallone. Possiamo giocare meglio, per il momento ci accontentiamo di questo risultato. Abbiamo una bella rosa, secondo me completa, perché ho la fortuna di lavorare con 20-22 giocatori dello stesso livello. È sicuramente difficile scegliere la domenica, però averne di questi problemi, perché vuol dire che sicuramente qualsiasi persona che manderò in campo è pronta a dare il massimo e con le potenzialità tecniche adeguate per fare bene in questo campionato. Sono contento per questa vittoria, soprattutto perché era la prima partita di campionato e, come tutti ben sanno, partire bene è molto importante, perché di solito le squadre che partono forte alla fine sono quelli che vengono nei campionati. Noi non ci nascondiamo, abbiamo fatto uno squadrone, perché è l'unione tra Cariatese e Cariati, cioè tutti i giocatori del Cariati e della Cariatese sotto un'unica squadra, non può nascondersi dopo che una squadra è arrivata quarta e un'altra quinta l'anno scorso. Questa vittoria serve soprattutto per attirare gli scettici sul fatto che parlano tanto per il fatto della fusione, perché secondo me quello che hanno fatto la famiglia Greco e la famiglia Tosto, cioè unire Cariatese e Cariati, è stata la cosa più giusta, anche perché sentivo molte persone l'anno scorso che si lamentavano del fatto che in un paesino di 3 o 4 mila abitanti c'erano due squadre. Adesso che c'è un'unica squadra tutti si mettono a parlare. Noi stiamo lavorando sodo con il mister dal 19 agosto, quindi non ci facciamo problemi, non ci nascondiamo, puntiamo alla vittoria del campionato e secondo me, se continuiamo ad allenarci così, ad essere uniti, non ci sono problemi. Questi gol li voglio dedicare a una persona che è stato uno dei fondatori della Cariatese, parlo, che è una persona che ha lottato tanto per essere in questi giorni qui a Cariati, che è zio Cataldo Alterino. Grazie. È iniziata la festa del calcio, questa è la cosa più bella, abbiamo iniziato bene, i tifosi sono contenti, speriamo che siano sempre più numerosi al campo, siamo felici che questa squadra c'è, ancora si devono affinare determinate cose, ma penso che il mister è in grado di fare in modo che questa squadra diventi la più forte del campionato, è quello a cui puntiamo e mi auguro che così sarà. È stata una bella partita, nel primo tempo potevamo chiuderla, invece non siamo riusciti a chiuderla. Loro con 3 calci piazzate hanno fatto i gol e hanno vinto la partita. La squadra c'è, l'importante è lavorare un po' di più e dire la nostra a fine campionato. Sì, dai gradini di là. Guarda come sei. Sono impanciato un gol. No.